No alla violenza sulle donne. A Bolzano l'hanno detto con una corsa nella città. Madrina della manifestazione, Tania Cagnotto. Una domenica sonnecchiosa, l'ultima di novembre, la prima davvero fredda nel capoluogo altoatesino. A pochi minuti dal centro storico, davanti al bel museo di arte contemporanea, una parte della cittadinanza non si è scoraggiata e ha già indossato le scarpe da corsa. E anche la t-shirt rossa con sullo slogan della manifestazione: abbracciala, non soffocarla. Una esortazione che è anche una speranza che si possa mettere la parola fine un giorno al drammatico fenomeno della violenza contro le donne. Quest'anno madrina della manifestazione, la pluricampionessa di tuffi Tania Cagnotto. Queste cose non dovrebbero esistere, quindi tutti noi dobbiamo metterci un po' del nostro per combattere questa cosa. Metterci la faccia è quello che viene chiesto spesso agli sportivi e Tania non si sottrae, ben sapendo che è compito dei campioni dare l'esempio sui temi sensibili. E questo certamente lo è. Nel 2015 fino ad ora 115 donne si sono rivolte al centro antiviolenza, 22 donne sono state ospitate nella casa rifugio e 30 minori sono stati accolti, anche che figli e figlie di queste donne maltrattate. Difficile dire se i numeri non diminuiscono perché le donne denunciano di più o se il fenomeno sia costante. I dati sono comunque preoccupanti. In Alto Adige nel 2014 sono state 700 le donne che si sono rivolte ai centri provinciali, 124 quelle accolte nelle case protette. Nella quasi totalità dei casi ad agire la violenza è il partner. E dunque anche in una provincia ricca dove c'è molta sensibilità istituzionale il problema non accenna a diminuire. Segno che manifestazioni come queste devono moltiplicarsi. Purtroppo i numeri rimangono allarmanti, ma credo che la sensibilizzazione che c'è e la consapevolezza nella città aiuti anche maggiormente le donne a rivolgersi ai centri antiviolenza e di cercare in questa maniera di avere un aiuto per uscire dalla loro situazione di violenza. La corsa contro la violenza, quest'anno giunta alla quarta edizione, vede ogni anno la partecipazione di più di 1000 persone. Perché ha deciso di partecipare a una manifestazione di questo tipo? Per dare un supporto al no alla violenza e soprattutto perché sono papà di due bambine. In che modo lo sport può essere utile? Sì, dà autocoscienza dei propri limiti, delle proprie capacità. Io ci tengo che partecipino a queste iniziative. La manifestazione è organizzata dal Comune di Bolzano, dalla Rete dei Servizi contro la Violenza e dall'UISP, Unione Sport per Tutti. Per realizzarla anche tanto lavoro volontario. Voi ne parlate tra ragazze di questo tema? Sì, anche a scuola si tratta molto questo tema perché comunque è un tema che ha molto peso e soprattutto in questi ultimi periodi è molto attuale. E quindi parlarne aiuta magari anche a capirlo meglio e cercare di evitarlo. I percorsi nel centro storico della città sono 2-3 km l'amatoriale, 5 quello competitivo. Per quest'ultimo è stato stabilito nel 2013 anche un record, 16 minuti e 41 secondi, imbattuto anche quest'anno. Il primo classificato ha infatti tagliato il traguardo dopo 17 minuti e 29 secondi. A conclusione della giornata la danza del One Billion Rising, diventata da qualche anno il simbolo delle donne che non si sentono vittime e non si arrendono e degli uomini che sono al loro fianco.